Perché questa immagine del telescopio Webb è così speciale? Ecco, in questo video cerchiamo di spiegare le immagini che sicuramente avrete visto ovunque, così da capirle veramente. Questa è la prima immagine del telescopio Webb. Webb non del web, Webb. È un cosiddetto deep field, cioè un'immagine a lunga esposizione, cioè con lo scopo di catturare oggetti quanto più deboli e distanti possibile. Avete presente quando i fotografi vanno sulle montagne di notte per immortalare le galassie? Ecco, più o meno il principio è lo stesso. Chiariamo subito una cosa importante. Il telescopio Webb non è sensibile alla luce che possono vedere i nostri occhi, ma osserva il cosmo nel vicino e nel medio infrarosso. Che significa? Significa che i colori che stiamo osservando non sono reali. Cioè, tutte queste immagini vengono colorate in modo che il loro aspetto imiti quello che potremmo vedere con i nostri occhi. Photoshop, quindi, direte voi? No, non è Photoshop, ma i colori, diciamo che sono interpretati. Gli astrofisici Filippo Bonaventura e Matteo Miluzio sono venuti a trovarci per spiegarci meglio queste immagini. Tipo questa, l'ammasso di galassie SMAX 0723. Molte delle galassie più bianche appartengono all'ammasso. E poi ci sono queste, che hanno una forma allungata ad arco, che sono galassie retrostanti, molto più lontane, le cui immagini sono distorte e amplificate dalla gravità dell'ammasso stesso. Chiariamo, le galassie non sono distorte in sé, ma è distorta la loro immagine rispetto al nostro punto di vista. È un fenomeno fisico chiamato lensing gravitazionale. Alcune di queste galassie distorte sono così distanti che la loro luce è partita alla bellezza di 13,1 miliardi di anni fa. E siccome l'universo ha 13,8 miliardi di anni, significa che questa luce è partita quando l'universo aveva appena 700 milioni di anni. Per realizzare il suo primo deep field, James Webb ha osservato questa regione di cielo per un totale di 12,5 ore. Ora mettiamo a confronto questa immagine con una presa dal vecchio telescopio Hubble, il celebre Ultra Deep Field del 2004. Entrambe le immagini hanno una profondità comparabile, arrivando fino a circa 13 miliardi di anni indietro nel tempo, con una piccola differenza. James Webb ci è riuscito con un tempo di esposizione di 12 ore e mezza, mentre Hubble si è dovuto spingere fino a 11 giorni di esposizione. Ok, vediamo un'altra delle immagini pubblicate. Si tratta di un dettaglio della nebulosa della Carena. Per quanto è bella questa immagine, sembra quasi photoshoppata, eppure non lo è. Anche qui i colori non sono reali, ma sono stati aggiunti in un secondo momento dalla NASA per aiutarci a visualizzare i risultati ottenuti dal telescopio. Si tratta di una delle nebulose più grandi visibili nel nostro cielo. Si trova a circa 7600 anni luce da noi e ha una larghezza di ben 260 anni luce. La nebulosa della Carena è una vera e propria fucina di stelle, intenta a produrre astri molto massicci e brillanti. In questo caso vedete l'immagine divisa in due, questo perché la parte superiore della nebulosa è stata spazzata via dalla violenta radiazione e dal vento stellare prodotto da una stella che si trova al di fuori dell'immagine che stiamo vedendo. Qual è la differenza della stessa foto, della stessa immagine fatta da un lato dal James Webb e dall'altro dal telescopio spaziale Hubble? Non c'è paragone, vero? Quella in alto, molto meno dettagliata, è quella del telescopio spaziale Hubble, ovviamente, mentre quella che vediamo più in basso è quella del James Webb. Il livello di dettaglio è assolutamente impressionante. E poi c'è anche questa, il quintetto di Stefan, cioè un gruppo di galassie legate gravitazionalmente tra loro. L'immagine del quintetto è stata ottenuta combinando due immagini distinte, una nel vicino infrarosso e una nel medio infrarosso. Il risultato mostra un gran numero di strutture all'interno di queste galassie, le onde d'urto prodotte dall'interazione gravitazionale tra di esse e addirittura i getti prodotti dai loro buchi neri supermassicci. Tutti i dettagli mai visti prima d'ora nel quintetto. Questa immagine rappresenta una miniera di preziosissime informazioni sulla crescita dei buchi neri, sulle regioni di formazione stellare e sulle emissioni delle polveri galattiche. Questa è una nebulosa planetaria, la nebulosa Anello del Sud, cioè una stella con una massa praticamente comparabile a quella del nostro Sole nelle ultime fasi della sua esistenza. Stelle di questo tipo, una volta che sono diventate delle giganti rosse, perdono gli strati più esterni, andando quindi a denudare, a scoprire la parte più interna e più calda della stella, che con la sua violenta radiazione illumina
il gas che è disperso tutto intorno. Questa nebulosa si trova a oltre 2000 anni luce da noi, nella costellazione australe delle Vele, e si chiama Nebulosa Anello del Sud. L'immagine che vedete a sinistra mostra la nebulosa nel vicino infrarosso, mentre quella a destra mostra la stessa nebulosa ma nel medio infrarosso, dove le polveri risultano ancora più trasparenti. Si notano infatti distintamente le complesse sottostrutture della nube illuminata, dandoci informazioni fondamentali su quello che accade a una stella simile al Sole quando muore. Anzi, le stelle, perché come vediamo nell'immagine di destra, scopriamo che in realtà le stelle che hanno prodotto la nebulosa sono due. La seconda è stata osservata proprio per la prima volta grazie al telescopio spaziale James Webb. Insomma, vedere queste immagini, non sapendo nulla, è già bello di per sé, ma capirle almeno un pochino è proprio un'altra storia, non trovate? Come è fatto il telescopio Webb? Detto ciò, andiamo a conoscere meglio l'autore di queste meraviglie. Eccolo qui, James Webb. Rispetto ai telescopi spaziali del passato, che assomigliano un po' a dei tubi, ecco, sì, sembrano i tubi effettivamente, Webb invece ha l'aspetto di una sorta di barca a vela spaziale. La cosa che attira subito l'attenzione è il grandissimo specchio di James Webb. 705 kg di peso e ben 6,6 metri di diametro. Hubble, per esempio, arriva solo a 2,4 metri. Lo specchio di Webb è così grande che lo hanno dovuto costruire pieghevole, altrimenti non sarebbe riuscito a entrare nel razzo che lo ha lanciato nello spazio. Ecco perché, invece di essere monoblocco, lo specchio di Webb è fatto da 18 pezzi esagonali montati su supporti mobili per permettere allo specchio di piegarsi. Il colore giallo-oro dello specchio è dovuto al fatto che i segmenti fatti di berillio sono ricoperti da un sottile strato d'oro. Questo rivestimento aiuta ad aumentare la capacità dello specchio di riflettere la luce infrarossa. E poi c'è la protezione termica, che è quella parte romboidale sotto lo specchio, grande quanto un campo da tennis, e serve per evitare che il telescopio catturi la luce infrarossa proveniente soprattutto dal Sole, ma anche dalla Terra e dalla Luna, ed è luce che disturberebbe le osservazioni. Però lo scudo termico serve anche per mantenere più freddo possibile il telescopio. Se infatti fosse troppo caldo, emetterebbe anch'esso della radiazione infrarossa che andrebbe a disturbare, a sporcare le immagini e le osservazioni delle sorgenti cosmiche. La protezione permette infatti al telescopio di stare a circa meno 230 gradi centigradi. Come è fatta? Ci sono 5 strati di Kapton, che è uno speciale materiale plastico altamente stabile e isolante. Pensate che quei 5 sottilissimi strati, appena 0,025 mm, riescono ad abbattere oltre 400 gradi di temperatura nello spazio di pochi centimetri. Insomma, James Webb è un incredibile concentrato di tecnologia ed è in grado di ottenere dei risultati che fino a molti anni fa, ragazzi, erano proprio fantascienza. È un telescopio speciale perché ci dà la sensazione che fino a oggi avessimo osservato il cosmo senza occhiali. È come se solo oggi riuscissimo finalmente a vedere come si deve. Qualcuno di voi potrebbe dire: ok, adesso riusciamo a vedere l'universo meglio rispetto a prima, e quindi cosa c'è di così eclatante? C'è che vedere le cose meglio significa capirle meglio, e capire le cose sempre meglio è esattamente ciò che fa la scienza. Avere più dettagli non è un esercizio fine a se stesso. I dettagli portano informazioni fondamentali per aiutarci a comprendere l'universo, in questo caso. Servono per capire meglio quello che già sappiamo, certo, ma soprattutto per scoprire cose che prima non immaginavamo nemmeno esistessero. Quando Hubble venne lanciato, nel 1990, fece proprio questo. Ci fece vedere cose che prima non potevamo vedere, cose che rivoluzionarono la nostra conoscenza del cosmo in modi che non potevamo nemmeno immaginare. Ricordate l'immagine dell'ultra deep field che vi abbiamo mostrato prima? Il primo deep field di Hubble, che risale al 1995, fu un esperimento: puntare più a lungo possibile una regione di cielo vuota, o meglio, che si credeva vuota, e vedere cosa saltava fuori. Sono saltate fuori migliaia di galassie sconosciute che ci hanno aiutato a scoprire come è fatto l'universo su larga scala. Capite quindi, i dettagli non sono solo ornamenti estetici, sono vere e proprie porte per la conoscenza. Yeah! Prossimamente credo che ne vedremo veramente delle belle con Webb. Noi ovviamente vi terremo aggiornati non solo con i video, ma anche con i nostri articoli e approfondimenti sul nostro magazine online. Ragazzi, se non lo sapete, noi abbiamo il nostro magazine online, geopop.it. Dateci un occhio se non l'avete ancora visto. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!